Buonasera a tutti, eccoci qui, buonasera Axel e Panzi, ciao bella, ma come stai? Ma davvero, da quanto che non ti vedo qua in chat? Che ti ha tirato Darkest Dungeon? Stasera giochiamo Darkest Dungeon 2, fanculo Halo, mi dispiace Halo, ma ci sono cose più importanti da giocare, mi dispiace, però Darkest Dungeon e Darkest Dungeon, tra l'altro aspetta c'è anche un baby di Axel che non avevo visto. Io non l'ho aperto per niente. L'ho proprio comprato. Io è tutt'oggi che vedo se era uscito sullo store. Tipo 20 minuti neanche fa. 10 minuti. C'è un ragno brutto. 10 minuti fa ho visto che era apparso 20 euro sullo store di Epic. Pum! Preso. Penso di non aver mai così tanto. Non ho esitato. Sono stato così impavido mai nella vita proprio. Non ci ho pensato due volte. A te, Axel. Allora, adesso aspettiamo un po' che magari entrano le persone. C'ho l'icona proprio qui davanti, enorme. Tra l'altro, ancora con la connessione nuova che è una Madonna incredibile. Tra l'altro, ci sentiamo, sì. Sentiamo, sì. Halemme! Halemme! Ok, quelli erano. Sono test che vanno fatti. Tra l'altro, fatemi vedere se. Parabaraba. Non mi ricordo quale cazzo era. Era questo. Sì, sembra andare bene. Ok. Che dire, ragazzuoli? Che dire? Metto che sto controllando cose di live. Tra l'altro, oggi è anche la prova del 9 perché sta piovendo, con voi non credo lo sentiate, ma sta piovendo come un cazzo di addannato qui. Sta facendo il diluvio universale e la connessione sta reggendo. Fammi vedere anche la qualità se va a fanculo. Qualità se va a fanculo. Per niente proprio. Per niente proprio. Abbiamo un 0,4 frame persi, ma perché ho aperto delle robe strane, ma lasciamo perdere. Dai, dai, dai. Dai, dai, che non vedo l'ora. Madonna, sto con un hype. Sto con. Ma che peraltro non è hype. Perché l'hype è pericolosa, come vi dico spesso. È curiosità. C'ho una curiosità che voi non avete idea. Sono proprio curioso di vedere come cazzo è. Sono curioso. Allora, lo apriamo. Voi non vedrete niente perché. Ok, ce l'ha già preso. Ok. Mi sa tu un bambino felice. Spoiler. Zitto, che tanto è un alfa. Benvenuto, Arlo. Che godi di sto gameplay. Madonna. Come stai, Arlo? Comunque, benvenuto in live. L'audio, però. Aiuto! Fanculo! Aspetta! Aspetti! Ok, si dovrebbe sentire comunque. Vabbè, Darkest Dungeon è un gioco fatto da per la maggior parte delle volte da brutte situazioni. Brutte situazioni. Non aspettarti di vincere durante la prima spedizione e neanche la tua decima. Eroi moriranno. Fallimenti arriveranno. Smother your flame. E il mondo cercherà di assottigliare la tua fiamma. Rincuorati e non mollare. Vai sempre dritto e affronta le tue paure.
Redenzione alla fine. Vabbè, la redenzione alla fine può essere trovata all'interno delle profondità ghiacciate del. Quei capezzoli turgidi. No. I'm a joke. Ma quindi questo è fatto tipo nella neve invece, nel ghiaccio. Ci sono i sottotitoli, spero. L'altro è una alfa, quindi faranno un sacco di cambiamenti. C'è già gente che gli sta tirando merda addosso. È uscito da 2 ore. Due. Ma neanche, credo. Ma che... Ma spoiler di che cosa in Darkest Dungeon, Harlock? Che ci sarà questa cazzo iniziale e poi moriamo come stronzi. Ci sono io nei menu che faccio... Ruin has found you at last. No. My protégé. My friend. Our calculations were correct. Ma ancora tu a rompere i coglioni! The equation is unbalanced. The earth spins on a strange and terrifying. Perché tecnicamente essendo un alfa non c'è trama. Unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet you must ride out into it. Unafraid. Grazie, quando avvi il gioco, Harlock, ti devono dare un'introduzione, come quella di Dark Souls. Ma è un non morto, ma che cos'è? Ma vabbè, ma è Dark Souls! La prima fiamma, tieni! Vabbè, ma è la stessa introduzione del primo. Mo ci scassiamo con la carrozza e ci fanno fa roba. Ci fanno fa il tutto. Ma quindi vuol dire... È vero perché alla fine c'è... Non lo dico perché c'è Harlock. Però alla fine il primo finisce in un modo... è in italiano! È già in alfa in italiano! Perché cazzo il menu... No, forse il menu pure è in italiano. Perché cazzo quella roba era in inglese però? Non lo so. Ma tranquillo, Harlock, comunque per cose di spoiler di trama non ci sai. Io mi metterò molto ad analizzare il gameplay, perché a me la trama di Darkest Dungeon me ne sbai sbattuto. Cazzo! Completa la confessione. Riproduci video cinematico. Ma l'ho già visto questo. L'ho visto. E quindi... Completa la confessione. Torna al gioco, glossario emblema. Aspetta, innanzitutto andiamo nelle opzioni, grafica. Ecco, infatti lo sapevo che stavamo in 1200. Scusa, non hanno messo il... Serio? Non hanno messo il 1366? Bestie di Satana? Ah no, puoi cambiare la risoluzione in game e il display. Non ci avevo fatto caso per un cazzo. Bello che sia già in italiano. Consenti analisi. Allora, per adesso vedo proprio nel menu ci sono tantissimi bug. Però questo, vabbè, è un alfa. Sì, ho capito, l'ho visto il diniego. Che cazzo devo fare? Completa la confessione. Scusate, mi sento stupido. Beh. Ah, ok. You have cowered in your crumbling denial long enough. La fiamma la di... Allora, già troppe informazioni mi date. Tanto questo è buio, quindi va giocato così. Giusto. Madonna del petta, fermi. C'ho una luce del Gesù Cristico qua a fianco che non mi pare proprio. Ecco, così è mai. La fiamma. Madonna mia dell'audio però. Ok. La diligenza. Mezzo in italiano, mezzo in inglese. Ah, la di...
Ah, oddio Cristo, come hanno tradotto la carrozza, la diligenza. Ma che cazzo di traduzione è? Cioè, probabilmente è il nome tecnico. Conduzione della diligenza. Premi E per condurre la diligenza e premi due volte per avviare la guida automatica. Andiamo con la carrozza dritti. Ma che cazzo vuol dire? Z per vedere gli upgrade, ok. La fiamma diventa... Eh sì, praticamente sì. Sulla diligenza è presente la fiamma, ovvero l'ultima speranza di salvezza di questo mondo. Ma io non ho capito, ma è post Darkest Dungeon 1 o è tipo un futuro alternativo in cui tipo il Darkest Dungeon è scoppiato e ha fatto burdella? Durante il viaggio si affievolirà, questo renderà la situazione molto più... Vabbè, la torcia di Darkest Dungeon, ricordo, non far estinguere la fiamma. Fiamma bassa, raggiunge un valore inferiore al 40, la situazione migliore comincia a farsi pericolosa. I nemici tengono bonus di stato e aumento inoltre la probabilità che vengano applicati i modificatori di battaglia che potenziano i nemici. Sto andando in Eminem mode perché c'ho voglia di giocare. Comunque devo capire. Quindi avanti Savoia. Con Z vediamo la... Ma che... Ma è 3D. Non è 2D, è 3D. Migliora la diligenza. Vabbè, andiamo. Ah, puoi effettivamente spostarti a destra e a sinistra. Non so che cazzo serva fare questa cosa. Io so soltanto che è inguidabile. È inguidabile per adesso. Sì, è tipo un è un simil 3D. Cioè è 3D però non so, è tipo alla Borderland. La creazione della compagnia. Fai clic e trascina l'immagine degli eroi per scegliere di 4 membri che comporranno la tua... Sarai il primo a combattere, abbiamo questa roba. Durante la conduzione della carrozza è possibile modificare l'ordine dei membri. Fai click. Click, ho scritto glitch. Porca puttana. Ok. Madonna, che belli. Ah, sono riusciti a mantenere sono riusciti a mantenere lo stile di Darkest Dungeon trasformandolo in 3D però. Era una cosa difficilissima da fare. Ah, che belli. Vabbè, prima lì... ti dà un... Vabbè, ma questo per chi conosce Darkest Dungeon. Speranzoso che siano ancora buone speranze di vivere in un futuro radioso. Inizio round... Che cos'è quel simbolo? Non lo so. Cavia slocata, vabbè, c'è cose... Furia, fuggi... Ah, questo penso che livelli facendo non so cosa. Bersaglie, c'ha le stesse mosse. Ecco, questo è un po'... Ah, però ce n'hanno... Ok. Vabbè, prendiamo, sì. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Avarice slips unseen into the catacombs. Ah, adesso gli insoliti sospetti sono questi. Nel primo il party iniziale si chiamava i soliti sospetti. Questi sono gli insoliti. Non so perché, però vabbè, ci sono piccoli dettagli che... La valle. Ma quindi è tipo... È diventato proprio rogla. Ah, devi ma più che altro ditemi, volete che vi alzo la luminosità? Perché è proprio... È molto scuro. Madonna, quanti HP. Vuol dire... No, oddio, ci sa... No, se ci abbiamo così tanti HP, i nemici sono infiniti. Ma questi cosi, se io li prendo, per esempio, che succede? Supplies this way, if you can make it. Non... Ecco, io per esempio qua posso andare a sinistra? No, devo andare dritto.
Cioè, il spostarsi a destra e a sinistra è tipo flavor, e se vuoi fare il coglione. Il baule dell'accademico. In this world, wealth is worthless without purpose. Vabbè, so come funziona un inventario. Acqua da battaglia. Acqua santa. Acqua da battaglia. Negative token. O se. Sì, no, devo metterlo in inglese. Perché ci sono mezze traduzioni in italiano, mezze in inglese. Un puttanaio. Rimuove dal nemico. Non si sa che cazzo è. Guanti da pugila. Vabbè, prendi tutto. Su. Accumulo inventario. Il tuo inventario è suddiviso in base ai vari tipi di oggetti. È possibile accumulare alcuni di essi senza problemi, mentre altri richiedono un intero slot. Usa le selezioni di inventario per fare. Che schifo le mosche. Mo questo è il periodo in cui comincia a far freddo, quindi ti si infilano dentro casa le bastarde. Ornamenti. Vabbè, sono ornamenti. Utilizzo ornamenti. Potascino. Ok. Oggetti da battaglia. Si equipaggiano negli slot abilità dedicati per ciascun eroe. Ah, adesso non puoi tipo, come sul primo, acqua santa ce l'avevi nell'inventario, spammino tattico, devi equipaggiargliela. State a vedere che non me la. Non me fa. Sì, domani mattina ti svegli tutto pungicato, sappilo. Se non la ammazzi. I punti di massia si ottengono principalmente vincendo le battaglie. Un punto consente di potenziare un'abilità dell'eroe. Reliquie sono il principale mezzo di scambio del territorio per comprare la maggior parte delle risorse. Ottieni le reliquie per lo più sotto forma di bottino dopo una battaglia. Ninnoli. I used to only purchase trinket. Ok. Sì, però. Allora, però. Signori della Red Duke. Allora, sta cosa posso dirla. È veramente, non dico una caduta di stile. Però figa. Cioè, se mi dovete fare la traduzione in italiano den alfa, me la fate tutta. Non mi fate che parla mezzo in una parola, mezzo in un'altra. Sembra che sto a giocare con le mod su Darkest Dungeon 1. Oh. Che si capisce il cazzo. Una cosa è tradotta, un'altra no. Ma che cazzo vuol dire? Mappa. Ah, ma perché è creato così. Hanno adottato la nuova cosa della mappa. Questa ce l'ha. E questa è molto alla. Che cazzo si chiama? Alla Slay the Spire. Domanda. 9 leghe alla locanda. Diligenza inventario. No, vorrei sapere. Come. Ah, col destro, Neutro, neutro, neutro. Ah, è vero che adesso c'hanno i rapporti. Più combattono insieme, più si inciuciano. Equipaggio oggetto da battaglia. Condizioni. Sanguinamento, morbus, c'è l'ustione, adesso lo stordimento. Vabbè, zio. Tipo questo è un ornamento, quindi ti dà il più. No, il 10% ai danni lo diamo a Dismas. Tra l'altro, come si chiama Dismas? È sempre lui, vuol dire che è sopravvissuto da Darkest Dungeon 1. Perché Dismas, i primi due tizi che usi in Darkest Dungeon, tecnicamente sono quelli che sono tipo i parenti del tizio che sta all'inizio gioco. Aumenta di 4 gli slot nell'inventario. Oggetto della locanda. Quindi vuol dire che puoi usarlo solo. Meno 1 stress. Ah, questi sono tutti oggetti che mi sa che devi usare nella locanda. Non c'hai cazzi. Oggetto da battaglia. Acqua santa. Ok, l'unico trinket qua in mezzo è questo. Che lo diamo a Dismas, sinceramente. L'acqua santa che fa? Nega qualcosa. Rimuove tutti gli emblemi negativi. Oddio, no, mi sa che mo ci stanno pure i debuff. Sì, la devi. Ok, sì, l'equipaggio allo stronzo in questione. Voglio vedere un fight, però. Sono curioso di combattere.
Quando... I remember our first meeting on the steps of the university. A collegial handshake. Tanto ci si sta spegnendo la torcia, eh. Come la riaccendo la torcia? Guarda come corrono questi cavalli. Running in the 90. Si fa, dici? I disperati. Sì, ormai adesso ci sono gli... Che what? Soccorreteci! Incontri. Durante gli incontri come questo gli eroi daranno voce alle proprie opinioni sul da farsi. Fai clic e tieni premuto una delle scelte per selezionare l'una nella parte in basso dello schermo. Potrai vederne le conseguenze. Eh sì, allora mi dà più 50 torcia. Vabbè, tutti mi danno... Però è bella sta cosa. Lasciamo che tutta la brava gente si riunisca sotto il vestito della nostra luce. Ma quindi scusa, ma ci portiamo appresso la gente? Illumina la strada non solo per noi ma per tutti quelli che incontreremo. Una volta trovata la speranza è contagiosa. No, andiamo da Barista. Sistema affinità. Fa calmi però, ogni volta mi buttate tutte le madonne in faccia. Mi fate prendere un colpo. Gli eroi spesso hanno opinioni molto diverse riguardante al da farsi. Quando si imbattono in un incontro, quando Sheila ha risposto di noi, tutti gli eroi che sono d'accordo con quell'opinione aumenteranno l'affinità tra loro. Bagliore dorato, tutti gli eroi che non sono d'accordo con l'eroe che ha scelto vedranno una riduzione del livello di affinità reciproco. Bagliore blu. Ok, però invece sta tipo Dismas è rimasto neutro. Each region, ogni regione è sovrappopolata dal male. Gli incontri di resistenza sono battaglie con altri mostri. Quando vinci appunto questi scontri prendi dei mastery point. E riduce inoltre loathing. Perdonatemi, è una cosa che mi manca. Il disgusto. Riduciamo il disgusto. Però se eviti tutti gli scontri ti troverai bello preparato per affrontare la montagna. Vabbè, questi li abbiamo già fatti. Gli adepti. I cultisti sono sempre una fight molto difficile, quindi evitali. Però se uccidi il male ti riduce appunto questo loathing. Sì, secondo me durante la prima te li sterminano tutti davanti. Ma quindi sì, è un roguelike che è diventato alla The Binding of Isaac. Parti e vai dritto, anzi alla Slay the Spire. Spawni, ti fai il tuo percorso, ti fai i tuoi incontri, le cose, i potenziamenti. Poi quando arrivi alla montagna, cioè tipo mamma di The Binding of Isaac, affronti il boss. Non c'è scegli il dungeon o altro per adesso. Quando la barra dell'affinità da due eroi raggiunge l'estremità positiva o negativa, si innesca automaticamente un nuovo rapporto tra loro. I rapporti influiscono ampiamente sulle statistiche e sulle opzioni compiute dagli eroi. I rapporti virtuosi consentono agli eroi di collaborare durante il combattimento, mentre i rapporti travagliati saranno sempre forti di guai per la compagnia. Ok, sì, se stanno sul culo, se semenano tra di loro. Muffa melmosa. Grazie. Direi che fossero sporchi e dire poco. Ok. Guarda come vanno i cavalli. Però fatemi uno scontro. Che vuol dire? Scheda eroe, seleziona rapporti tra... Ma sì, vabbè, ma ci sono messo a spulciarlo già prima, zio. C'è qualcuno che gli è venuto il coccolone? Che è? Che c'avete? No, vabbè. Each gravestone is more than a failure. Effettivamente siamo in un... Speriamo che però puoi mettere tipo che puoi selezionare delle cose off map perché... The bulwark of your denial is giving way. Ok.
Allora, bellissimo. Sempre che è questo 3D, però messo così che sembrano 2D. Però si fight così brutalmente. In alto a destra ci abbiamo i round. Come andranno? Penso che scalano così. Anima perduta. Vedova. Perché questi non sono... È come... Sì, se il Darkest Dungeon è uscito dal suo dungeon e ha corrotto tutto. Cioè, si è ha fatto bordello. Comunque, meniamo le mani. Danni 4... Quanta vita c'hanno sti cosi? Ah, beh, ok. Ma, minchia, noi abbiamo tanta vita, però, eh. Forse perché, appunto, è una cosa molto più lunga e te li devi affrontare per forza. Vabbè, combattiamo. Rimuove qualcosa che non so. Vulnerabilità. Ah, ok. Difensore. Bastione. Senti. Mena le mani. Belle le animazioni. Sono proprio... Non è un 1-2. È proprio piena. Poi tocca la vedova. Ok, molto più pulito per adesso. Beh, la nostra bellissima tizia solitamente... Che è scritto là sotto? Ah, sarebbe... Critta, invece. Ce l'hanno con Dismas, comunque. Ah, lo stress è molto più piccolo. Su Darkest... Vabbè, l'hanno semplicemente ricalcolato. Su Darkest Dungeon 1 era 100. Qua è con 1-0 in meno. Esplosione di naseante. Gassaccio quant. Ok, possiamo... Mi devo rimparare tutti i cazzi adesso. Ma che bello, non me ne accorto, ci avevano le animazioni. No, senti, c'ho paura della vedova di che cosa può... Di che cosa può fare. Dai, tecnicamente c'è il 50... Col cazzo. Terrore. Devono sistemare l'HUD. Assolutamente. Bastione. Vabbè, comunque ho giocato gli altri Darkest Dungeon, quindi... Resti dei... Ah, l'hanno mantenuta sta cosa. Sono tentacoli quelli! È proprio uscito il Darkest Dungeon, figa! Non so cultisti quelli! Quelli sono quelli cattivi! Credo! Stavo controllando che connessione nuova, sì, ma non è che mi fidi molto. Mira attenta. Ignora il 50. Porca puttana, Dismas! Ma fai malissimo! Ma che cazzo dici? Porca puttana! Diligenza. Togli trofeo. Ah, puoi cambiarlo anche il nome della diligenza. La chiamiamo Corgiottonia. Tac, perfetto. C'è anche la mascotte. Vabbè, poi vediamo. Però c'era scritto: quando vinci le battaglie, puoi potenziare le cose. Che è successo? Infartato tutto?
Allo? Ok. È saltato un minimo, cioè ha fatto 0.1%, ma è morto per un attimo. Oh, proponi tu un nome più bello, no? Aspetta, ma accendo l'aria perché mi sto a morire di gallo qua dentro. Ah. Connessione nuova, sì, ma ne ho tanti, ma vabbè. Andiamo. Running in the 19 is the new way I like to be. I'm just running in the 19. Che c'è? Sono molto credente io, sì. Rest now for a time. Tra Barristan e Paracelsus ora c'è più cortesia. Chi? Petta! Diario del viaggio. Madonna, ma che bella sta cosa! Ah, Paracelsus e e Barristan. Porco Dio, che nomi! Il carraio. La gorgiortonia. Anzi, beh, la chiamiamo, aspetta. Cambia. La Gorgi Mobile. La Gorgi Mobile. Lo sa che metà tetto non ce l'ha? Vabbè, dettagli. Allora, aumenta gli slot dell'inventario. Ma mi fai pagare qualcosa? No, ok. Seleziono l'istruttrice. Questi sono quelli che noi avevamo nel nostro villaggio, nel nostro accampamento, e se ne sono andati a fanculo. Ah, puoi potenziare le singole. Ok. Ma mi fai pagare. Io non sto capendo se chiedi il vile di nero. Cioè, se tipo io adesso ti faccio questo, sì. No, non sembra, è solo il punto abilità, perché giustamente dice stronzo, lo sai. Sai. Ah, perché. Perché non è uno a testa, è uno per tutti e quattro. Cioè ogni fight ti dà un punto, però non è che lo prendono tutti, è per il party. È come se uno solo livella. Ok. Bello, però mi piace come l'han reso. L'esercente. Cazzo vuol dire, porco Dio? Ma te le posso vendere tipo ste robe? No. C'è statismo alcuna. Sì, sta di porco Dio, siamo morti. Cazzo, ma io mi ero uscito dal Darkest Dungeon. Ma perché sto di nuovo qua? Perché lui tecnicamente è proprio lui. Diario di Vera. Tra Barristan e Paraclesius c'è più cortesia. Tra Barristan e Vera c'è più cortesia. La compagnia ha raggiunto la torcia in coronata. Ok. Oggetto della locanda. Sì, io questi non ho capito come usarli. Cioè tipo tirarli. Forse devo andare qua e faccio tipo meno uno. Esatto, glielo tiri proprio a. Bella sacco figata. Bello, bello. Vabbè, a Dismas perché c'ha il. Ha due destinatarie. Paraclesius. Madonna mia, Dismas sta depresso proprio. Altro che c'hai. Tanto questi dovremmo rinominarli. Però c'ho paura che stirano male. Adesso la battaglia per due. Che cazzo vuol dire quella roba? Cosa vuol dire? Lo so. Devo capire. Oggetto locanda. Qualcuno ha preso pizze in bocca? No. Dogecoin. Ma è la. Aspetta, questa cosa devo vederla. Ma è il meme per caso? Ma tanto stiranno.
quindi tu dici meglio non darglielo. Puoi scegliere la selva, la degradata. Ma che cazzo di tartu... Mamma. Centro di esplorazione di incontri con gli adepti, più 200% incontri con gli adepti, e porco dio. 100% probabilità di esplorazione di ospedali, più 200% ospedali. No, questo mi dà un punto maestria. Tipo per caso posso... Sì, puoi cambiarlo. Andrei sulla... Sembra sicuro. No, no. No, perché voglio il punto maestria per livellarli. Infatti stavo per dire una roba che era bannabile. Però vabbè. Ma dite che è meglio così o così? War. Rewards only. Ah! Resignation. Ho capito! Quanto cazzo è lunga! Perdonami! Andiamo! Non ho letto perché sono... ci tengo alla mia carriera su YouTube. Su YouTube, su Twitch. Ah, poi... ah, ok, si sceglie così. Cioè, se tipo vai... ah, ecco che cazzo serve lo sterrare male. Bello però gestirla così. Così è figo, mi piace. Avanti Savoia, figa! Agne! Bellissima l'ambientazione! Mi sta... ah, ma dammo la scelta del percorso, mortacci, tu stua. Che c'hai? Che cos'è quello? Si stanno a... che è? Ingresso dell'oblio. They need your help. Ma chi c'ha bisogno della mano mia, i morti? Perdonami. Ci voglio entrare... non è che ci voglio, ci devo. Sono loro, porco dio. Sono loro. Ah, c'è anche un'interazione. Ah, con lui fuggi. Con lui fuggi e perdi del loot. Lei, con lei picchi le mani anche con lui. Picchiamo le mani. Gli altri due. Perché gli altri due volevano fuggire. Per questo non stanno d'accordo. Ah beh. Morti. Che cosa c'è? Cos'è quello? Nemici prestanti. Vabbè, siamo morti, mi è stato a dire. Oddio. Oddio. Schivata. Prima di schivare il prossimo ah, c'hanno la schivata aumentata i figli di puttana. Fagna! Un cherubino. Ma io ti tiro una picconata sulle gengive. Ah, vanno pure sanguinamento sti figli di puttana. Però ci abbiamo tanta vita effettivamente. Bellino,
quellino. Beh, tu ti morirai dissanguato, te lo dico, zio. Martellazza sulle gengive. Ok, questo prossimo turno è morto, quindi non me lo devo neanche inculare di pezza proprio. Colpo di pistolo. Sì, zio, non lo prenderei mai con un 25% quello. Non lo prenderà mai nella vita. Sì, così schivano come degli addannati mortacci loro. No, ce l'hanno anche loro le Deaddoor. Figlio di puttana di un gioco. Non me lo aspettavo mai. Vanno, non ce l'hanno anche loro adesso sta cosa. Ma porca puttana, ma le fight diventano infinite. Ognò! Porco Dio. Esplosione nauseante su quello. La schivata. Tappia su colpo. Ma guarda che belle animazioni. Che belle sono le animazioni. Perché lo sai, praticamente la rimuovi. Cioè spacchi il cadavere e questi si spostano avanti e magari non possono fare delle mosse loro. Però il fatto che c'hanno talmente tanta vita che non so quanto. Mi sa che ci stiriamo. Il prossimo attacco che era? Ah, il 100% del crit. Un po' rotta come skill. Vabbè che devi aspettare un turno, effettivamente. Però oh, ma ce l'hanno proprio con quel povero Cristo là dietro. Ma basta. Ma che sicura il te che c'ha ancora troppa vita. Buonasera Kerux, come stai bello? Benvenuto in live. No, in realtà sono io che ogni cosa che appare analizzo. Questa è la seconda fight che facciamo. Zio, se gli fai 7 danni se la prendi in culo. No, non ce la fai però. Mamma mia. Tutto bene, tutto bene. Sono in hype come un criceto per questa cosa. Spaccalo! È vero, c'hanno la Dead Door pure loro. Steady yourself. Ah, per adesso. Allora, le fight sono parecchio punitive, eh. Mo' vabbè che loro saranno forti. Però. Però è molto figo, c'è questo 3D. Perché in realtà è tutto in 3D adesso. C'hanno tutte le animazioni fighe. È molto. È incredibile. Muori! Mannaggia. Che cosa c'ha? Accecamento. Hai. Oh. Vabbè. Zio, madonna, stai a un passo da. Dal prenderlo in culo. Cosa fa? Distrugge emblemi negativi. Rimuove. Magari sono quelli. No. Spostamento, saltatore. No. Ok, lui prossimo turno impazzisce. No, ma adesso vedrai anche il coso per muoversi. Come cazzo, è incredibile. Questa è la maxi solita come la vita è cambiata. Cavolo, volta sotto sopra si è finita così. Buonasera Fatal, benvenuto in live, come stai, bello? Acceca quei bambini di merda. Allora, siamo con le pezze al culo.
IPCB. E il tank ci sta per tirare male le zampine. Devo capire che cazzo fa sta roba però. Ah, what? Cosa? Magna! We are with the piezu tu culetu. Allora, cura... Ah, minchia, la cura... Ah, ma puoi usarlo come... Cioè, lo usi! Non sprechi il turno quando lo usi! Ma cazzo, ma a saperlo prima! Cazzo! Cosa ho appena letto? Uccidiamo bambino? Spacchiamo bambino! Beh, tu sei... Ecco qua. Che cazzo è successo? Perché sei andato a 3 HP? Non ho capito. Mi sa che si è sputtato... Stress, fammi vedere. Gli eroi, oltre a perdere punti saluti, possono arrivare anche a stressarsi. Il livello di stress all'inizio della spedizione è pari a 0, ma può aumentare via di un'ampia gamma di eventi. È ovvio. Per una... per tutto, zio. Guardi una merda, alla fine. Stress. La livello dello stress con vari oggetti o tramite trattamenti alla locanda. Dettagli, oggetti per strada, esplorazione ai pericoli per strada. Lo studio. Lo studio è una delle torri abbandonate così noi appassionati con gli oggetti. Vabbè. Grosse ricompense, ma queste danno pulsione pericoli che ti fa. Ma sono tipo piccoli dungeon durante la via, figata. Ti si sono stressati gli amici. Sì. È a scuola. Stress elevato. Aumentano anche la probabilità di affinità negativa. Ah sì, perché è tipo bestemmio e quello a fianco mi fa zio. Un po' di contegno. È quello. Cerca di mantenere un livello di stress basso così da fornire un'armonia all'interno della compagnia. Se la barra dello stress di un eroe si riempie fino alla fine, questi avrà una crisi. Da cui conseguiranno svariati effetti indesiderati. L'eroe subirà infatti un'immediata perdita dell'affinità che aveva con gli altri eroi. E i suoi VS raggiungeranno livelli minimi. Perché sì? Non si sa perché, però va bene. Va bene. Curati, stronzo, perché c'hai 2 HP. Vedi quello laggiù, devi aprirlo male. Che? Sono la tua di... Che bello, c'hanno le interazioni tra di lui perché lei sta dietro e para il tank. E beh, lui è fatto per avvelenare Harlock, non è fatto per fare i danni. Gas accecante. Medicina da battaglia, prerogazione, incisione, esplosione, no, sì. Mamma mia, l'ha preso, che campione. Ok, lui adesso c'ha il crit assicurato. Ma guarda che utile sta roba, ma che figata. Oggi ho praticato casi su uno davvero bello, domani inizio due. Ah, proprio te li spari tutti di fila. Figata, io il primo non lo conosco veramente poco, c'ho proprio pochi ricordi. Allora, devi aprirlo, zio. Mamma mia, 9 danni, bambino di merda. Guarda che prossimo turno muore per il veleno. Scusate. Un danno solo? Bro, potevi fare un po' di meglio. Però al massimo ho dovuto usare le antiche tecniche dello stealth. Dovevi shottare tutti con un colpo quando lo stealth ancora funzionava. È vero che poi su casa c'è l'invisibilità. Beh, lavori mossa come cosa. Abbiamo ottenuto un impulso oscuro, ornamento indistinto, sblocca il potenziale degli ornamenti degli adepti.
capito. Ok. No, no, get back! Ok. Sì, però ho capito tutto. Ma perché? Ma che cazzo? Ma questi lo fai? Sono divertenti, ma non l'ho mai capito, porca puttana. Vero, abbiamo sto trinket. Sblocca il potenziale degli ornamenti degli adepti. Forse perché magari è tipo da mettere in combo. Cioè lo metti insieme a un altro oggetto e lo sblocca. Buonasera Luciano, come stai? Bello, benvenuto in live. Io tutto bene, sono in hype per questo gioco. Andiamo. Avanti Savoia. Cavalchiamo male. Almeno sono in compagnia. Oh, che carini. Ma c'hanno le interazioni tra di loro mentre camminano. Oh, che carini. E se tutto questo non servisse a nulla. Zio, ma hai appena fatto? Sono in compagnia. Cazzo, però che depressione. Cioè, hai fatto così. Ma scusa, ma non si fa. Evita la torre di osservazione. Tenebre fitte. Dobbiamo evitare la torre di... Che cazzo è la torre di osservazione? Non lo so. Vabbè, andiamo dritti. Questo è Darkest Dungeon 2. È uscito proprio oggi. E tanta tanta roba. Anche se è stronzo. Si preannuncia molto stronzo. I'm running in the 19. Ciao belli. Che me. Dici. Allacci più stretto la cintura. I disperati. Un altro po'. Non vedo conseguenze negative dal nostro contributo. Ci dà torcia e loot. Questo ci toglie della torcia, però ci dà del cibo e del loot. Questo ci dà torcia, ci toglie 6 di non so che cazzo sia. Ci dà cibo, ci dà tanto loot, ci dà non so che cazzo sia quella roba. Possiamo barattare quello che abbiamo. L'unico che è d'accordo è Tizio. Ah, ma indistinto significa common. Per adesso sì, Luciano, molto probabilmente in futuro uscirà su tutte le altre console, perché è in alfa ancora. Tra l'altro costa 20 euro se lo volete. Costa veramente poco per essere... Vabbè che è un indie alla fine. C'è un'altra fight più avanti. Io non so se voglio farla la fight. La smettete di deprimervi. Porca puttana, gli prendono i colpi. No spoiler dell'uno. Ah sì. Non si spoilera l'uno. Per quanto possiate spoilerare, continuo a dire. Aspetta. Non posso. Vabbè. Una B. E vi banna tutto, Harlock. Guarda come drifta sta carrozza. Madonna puttana. L'avamposto abbandonato. Ierra. Ma che bella sta cosa. Però sì sì, sono tipo piccoli cosi. Non credo puoi Harlock perché è un mod. Dicono tutti di combattere. E c'ha più. Sì, ma me lo devi. Ma perché non mi fa. Aspetta, cioè, li tieni premuto alt su. Ah. Ah, grazie. Ma mi dici quella cosa. Ma non mi dici. Va bene. Mettono a nudo le loro vulnerabilità. Bella sta cosa, mi piace. Nemici frettolosi. Ah, nemici frettolosi vuol dire che c'hanno più 3 a velocità. Balestriere. Belli di design comunque. Na-na-na-na-na. Zio, se scritti su quello ti faccio un pompino. Niente. Niente. Niente boffolotti. Come? No, ho detto niente.
Volevi. Beh, le animazioni sono proprio belle, cazzo. Porco madonna, che male, ma ti spacco la faccia. Peccato perché abbiamo anche tanta vita. Su Darkest Dungeon, su Darkest Dungeon 1 avevi veramente poca vita. Questo credo sia perché ti devi fare un mega percorso. Però, minchia. Dovrebbe spostarsi indietro e lui avanza. Bellino. Tanto è molto alla The Binding of Isaac, ovvero alla fine dovete affrontarvi il boss per forza adesso. Niente male, eh. Che belle che sono queste interazioni. Se gira, hai sto zio, che cazzo ho fatto. Sembra molto D&D su sta cosa. Quello laggiù. Sì, però Dismas, porca puttana, ma vuoi schivare, figa? Siete quelli rapidi del party, in teoria. Non schivate manco se pagate l'oro del mondo. Avrei pensato di più che le disposizioni persone fosse faccia a faccia. Ovvero? Ah, tipo in linea. Cioè una linea davanti una linea. Ci arriva quello là. È più che altro perché poi sarebbe stato cioè o me lo fai tipo a 3x3 la griglia, quindi che ti puoi spostare a lane, perché sennò sarebbe stato difficile gestire la profondità. Tra l'altro vedo un po' di... Vabbè, fammi sta zitto. Chissà se si sicuro tra di loro, se si danno... Se dicono le frasine. Ma quanto dura sto unguento del cazzo? Ah, tempo di... Ok, okay, c'ha il suo utilizzo. Così ce ne togliamo uno dai coglioni. Debuff. La razziatrice di tombe col cazzo non vuole proprio schivare stasera, non c'ha voglia. C'ha il culo pesante. Fa male, ma c'ha il culo pesante. Ma c'ha un HP quello stronzo. È uno. Ma non so neanche se ce li voglio spendere. Vabbè, dai. Che... Madonna, che mucci hanno sta cazzo di resistenza alla morte, porco... Cioè, c'ha senso perché è giusto che l'abbiano pure i nemici, per carità, però... È una roba che... Devi mettere adesso in conto che è un altro dito un culo infinito, perché se il gioco ti si mette contro è la fine, Devi essere morte. Mi privi del mio... No, se l'è presa perché gli ho fottuto la kill. Se l'è presa perché gli ho fottuto la kill. Figata. Chissà. Capitaine, che dolore. Che bello. Per Malusia. Sì, il... Come si chiama? Il Cerusi così. Il dottore della peste, sì, è un po'... Se la sente... Ah, però ok, se vanno in soglia di morte c'hanno dei tanti debuff, però. Ok, c'ha senso allora come cosa. Lottiamo insieme perché hanno fatto l'1-2. Sangue di lupo inferiore. Valuta robe, non so. Bello. Gli ornamenti. Tipo a te più uno a velocità te lo darei perché è utile. Te resistenza al veleno perché sai com'è, sei il tank della
della squadra. Adesso dove... Ah, c'abbiamo un bivio. Da un collezionista che ci fa fare il baratto a un luogo sconosciuto. Io andrei dal baratto perché abbiamo un sacco di oggetti. Cosa cambia di questa strada? Che tipo costa più luce attraversarla? Il cibo è orribile, la compagnia è ancora... Ma beh, dai, Dismas, non di ste cose. Hai fatto... Ma perché dicono... Ma guarda lì! Ma forse è perché se non eviti ste robe... Può essere. Devi evitare le cose... Devi evitare di spaccarti contro i... Legnai... Ma che cazzo di traduzione è? Legnaiolo. Legnagnolo. Come se sta là sopra? Mo scopriamo. 42 HP poi. La vedova. Il discolo. Il discolo. Che sì, ma perché l'hanno tradotto? Allora, facciamo tattica alla Darkest Dungeon. Ovvero si danno debuff come se veramente piangesse Gesù. O falegname, sì, ma boscaiolo. Penso fosse, come si chiama, taglialegna. Il discolo ci stava bene. Se riuscissi a spostare lui dietro, sarebbe tanta roba. Fagnò! Eh no. Cazzo fa quel coso? Che c'ha in mano? Oh. Impertinente, insofferente da vicino familiare, per lo più in senso assetuale, per i ragazzi bambini consigli a fine del vaccino. Vabbè, è tipo un rompicoglioni. È uno spaccamarò. Anche detto. Persona antipatica, anche sì. Battaglie e barricate. Ma che cazzo è battaglia e barricata? Su alcune strade gli nemici hanno barricato la via e ti faranno le imboscate. Solitamente le battaglie che incontri sulla via sono quelle più stupide. Però è sempre meglio prepararsi, perché questo è sempre detto. Perché Darkest Dungeon è un figlio di puttana. Se ti si mette contro la fortuna è la fine. Può essere anche Gesù. Non ci arrivo? Perché non ci arrivo? Ah, perché è furtivo. Figlio di puttana. Io ti faccio questo e ti rubo il furtivo. Polvere di gesso. E ti prendi pure sto. Tanto siamo 7, madonna. Questo fa malissimo. No, che... Ah, beh, fa... È un tankerino, ok. Allora, veleno a stecca. Si prenderà 8 danni, quindi va a 22. Merito del giusto, sì, molto probabilmente anche quello. Probabilmente mi sa che lo porto su YouTube, giusto per... perché così almeno quando lo gioco c'ho anche qualcosa da portare. C'è un'epica sul tubo rosso, eh. Può darsi. Proviamo blocco. Vediamo se, perché se mi mena il... Se mi mena lui è utile. E se mi mena qualcun altro che è un cazzo in culo. Ma intanto i cavalli dietro... Sì, stanno lì che... Su, po, con sta fight di merda. Non ci avevo fatto caso. Non li farsi i cazzi loro proprio. Allora, una martellata proprio sopra le gengive. Mannaggia, che dolore. Niente pare, guarda, eh. Cavalli educati. Vabbè, tanto lui il prossimo turno è morto. Perché si beccherà 8 danni. A little help
non volevo aprire questo. Così posso prendere tutte e due. Questo è un piccolo exploit di Darkest Dungeon. Con la protezione di... Madonna, io non posso leggerlo, legnaiolo. Lo giuro. Non posso leggerlo, legnaiolo. Hai fatto... hai grittato, hai fatto due. Madonna, ma culo, vai. Tanto, zio, ti muori... Ah, c'hanno anche l'animazione unica per quando vanno in Dead Or. Me coglioni. Non è da poco. Non è da poco veramente. Tanto qui c'è scritto round 4 di 5. Che cazzo, che succede al quinto round? Non voglio scoprirlo. Quindi signora, lei esploda. Per favore, grazie. Sarà. Che cazzo vuol dire? Che sarà? Che cazzo, che... Perché gli è girato il culo? Perché Dismas fa lo sborone? Ah, cioè, letteralmente perché ha crittato gli ha fatto... Vabbè, che... Meno, fai meno... Cioè, ma fanculo, su. Addio, signore. Spawn a Gesù Cristo. Mi privi del mio momento... Zio, hai rotto il cazzo, però, eh. Hai rotto il cazzo. Non è colpa mia se fai due danni in croce, eh. Perché lui fa due danni in croce. E che cazzo? Se la prendi con tutti? Fai due danni, te la pigli con tutti. Poco alla volta. Ma cazzarola, ma... Io non... Arriva Rocky Balboa che... Fa tipo Rocky... Come si chiama? Little Mac di Smash. Ti apre il culo fortissimo. Voglio provare a evitarli sti robbi. Perché secondo me sono quelli. Staccia a scherzarlo. Se va, gli va sul culo lo ammazzano. Ah. Ma io non ho messo bene. Non so, signore. Se mi metti davanti a questa roba, io non ho idea di che cazzo fare. Oppure il colpo di Tenzing, se vogliamo dirlo un po' meno brutale. Resistenza. C'è un modo... Ok, oggetti di battaglia. C'era, eccolo qua, l'unguento che mi ha salvato il culo. Elimina tutti i resti corporei, questo è utile. Finito lo spazio? No, che ne è finito. Prendi il liquore. Anzi, sai che ce ne prendiamo un po' di sti robbi? No, aspetta, basta, che non vorrei finire i soldi. Ma io te le posso vendere le cose, zio? Posso fare tipo... No. Ok. Cioè, tu vuoi solo i soldi, non dai un cazzo. Pezzo di merda. Fa segni strani, sì. Uomo di cultura il collezionista. No, è un po' perverso. Posso andarmene? Arrivederci. Cortesia, neutro, Paracelsus si chiama. Paragulo. Però va bene. Lui colleziona i soldi. lui è furbo giustamente rispetto a me. Questo a lui. Disma, sì, gli diamo la cura. Lei c'ha questo. Lui c'ha sta acqua santa di merda che è inutile, però. Rapporti, cose di battaglia. Condizioni, c'è un bug come al solito. Ma è ovvio che sta sul culo a tutti. Fa, oh, mi hai rubato la kill. Zio, gli hai fatto due danni, ma che cazzo vuoi? Siamo quelli su LOL, kill steal. Cultist encounter. Un luogo sconosciuto, andiamo sul luogo sconosciuto. Ma si fa odiare fortissimo. Ehi! Madonna, che curva fa sta cazzo di rock? Te la cavi bene? Meno male, una volta che fanno i commenti positivi, ecco.
Ma la smettete di insultarvi? Fatal. Oddio. Supporto Bill è kill steal. Che poi chi si kill steal? Sono... Immagino il support con la foca. Non lo so perché. Banditi. Sono tutti deadi. Praticamente. Predatore. Predone tiratore. Predone sicario. Sicario. Gas accecante. Questo è sottile. È così, mamma mia. Proprio è leggerissimo. Allora io direi: prendi a botte sulle gengive. Lui. Diciamo per chi non sa un minimo di cultura. Sanguinamento? No. Ah, fa sanguinamento sta cacata, sì, immaginavo. Condizione bloccata, perché? Ok. Tocca o singhero. Ah, ok, questo ti butta indietro, ti butta. Zia, se riesci a fargli 8 danni, slinguazzati in tattica. Dai. Ne hai fatti 6, peccato. Peccato. Io prometto ai miei eroi servizi. Se fanno le cose magiche o femmine, non mi frega un cazzo. Tutto. Se fai il tuo lavoro ti meriti le ricompense, scusatemi. Perdonatemi. Agno! Allora, non giudicate. Dico puttanate. Che palle, l'ho appena curato un sanguinamento. Abuso su... Ma no, ma ovviamente chiedendo prima il consenso. Sì, ovvio. Agna! A promising development. Paga in natura. Ah, madonna. Io non è che pago con i soldi. Perché è tornato indietro come un rincoglionito quello? Quando non hai i soldi, dai il culo, giustamente. Si scherza, Twitch. Lui morirà col veleno o va in Death Door col veleno? Lo scopriremo tra poco. Porco madonna! Che cazzo era? Hai sparato Cristo da quel fucile! Ok, muoiono direttamente con gli effetti di sta. Ma che cazzo era? Il dolore resta, ma tu non morirai. Oh, hai visto? Quando dice hai visto? Sì, lui è proprio... Lui se la sente caldissima. Lui quando ti pare il culo dice hai visto zio? Quando gli rubi la kill dice no, ma hai rubato la kill. È così. Tra l'altro fa un turno extra. A muzzo. Va benissimo. Gas accecante. Il prossimo attacco farà 50 danni extra. Dai zio, potevi shottarlo. Ecco qua. Madonna puttana, che dolore. Buonanotte Arlok, grazie mille per essere stato con noi, bello. Dormi bene. E buona sopravvivenza per domani. Ah, è vero che lui era stordito. Round finale. Che cazzo vuol dire round finale? Ecco, io c'ho paura. Mo succede qualche cazzo. Io ve lo dico.
Madonna. Meno male, finito prima. The Wainwright awaits, eager to ply his trade. Siamo un pochi pezzi al culo, però. C'è da dire questo. Tu manda. Tipo, per esempio, Dismas c'ha la... c'ha questo. Ah, è l'unguento da ustione. Fanculo, io pensavo fosse quello per la guarigione. Vedi, questo è per questo. Dicono sempre questo. Leggete, mi raccomando. E questo è il motivo. E che Kamat. Lo leggerà tranquillo, Patrick. Allora, ci toglie meno 12 non so che. Alleggeriamo il loro fardello. Ah, c'è, aspetta, c'è scritto bottino reliquie, fiamma, food loot, mixed loot. Meno fiamma, più tanti loot. Potremmo stargli qualche gioco col coltello. Che cazzo vuol dire? Un po' di olio di gomito e cosa sarà mai? Cibo e fiamma. Vai zia, perdiamo un po' di fiamma, ma sti cazzi, sinceramente, ci danno l'ira di Gesù. Non è vero. Aumenta i punti salute massimi. Sono tutti oggetti della locanda, ma se non arriviamo alla locanda è tutto un cazzo. Ecco, tipo io questo devo prenderlo per forza. Eh sì, vedi, se prendi sti cosi, tipo si... Che è? Il rapporto è messo alla prova. Tried and tested. A bond to be counted on. Ok. Che era qua? È fighissimo, eh. Però ho capito. Intanto divento un fischietto, divento. Ma che cazzo c'ho stasera? Questi sono i rimasugli della febbre, della tosse. E là. Sì, bisogna evitare tutte queste scatoline di merda, perché sennò ti fanno puttanaia addosso. L'avamposto abbandonato. E pertanto, cioè, lui gli fa tutta sta scena, tipo, ah, vuoi entrare? No, devi. Non c'è cazzo. Allora durante il viaggio decido di rispettare. Sì, ma che cazzo. Allora, questi dicono combatti. Questo dice Damose. Probabilmente se dico ah, ma te lo dice che cazzo succede. Vedi, c'ha l'aura. Ma combattiamo, ma vaffanculo. Ci serve il loot. Eh sì, che c'è quel bronchino qua che fa un po'. Bello. I nemici sono così ad attaccare questo personaggio se è possibile. Il vescovo. Il tamburiere. Il soldato a pietà. Mamma mia. Fermi tutti, sono troppo. Che è successo, Evi? Buonasera, benvenuto in live. Allora, siamo un po' che pezzo al culo. Ah, è Laudano. Ci dichi, ci dichi. Laudato, sì. No. Cazzo. Questo è un problema. Ho preso 8 interrogazioni e 7 e mezzo da verifica. Me coglioni. Complimenti. Porca puttana. Bravo, Evil. Bravo. Io c'ho paura di che cazzo fa il vescovo. Abilita l'udizio di svariate potenti abilità. Mm.
Bellissime comunque come sono animati loro. Tra l'altro questi non li posso neanche tirargli il morbo. Questo è difficile. Ma che mi scioglio anche io, Evil. Ma basta tirare buff. Mannocciolo, madonna. Bello che gli faccio pure la metà dei danni a sto pezzo di merda. Vabbè, ho capito, dai. Dai, dai, su, dai. Sti cazzi, non te lo meno più il tamburello. Che fa, mo, punizione divina. Taglio atrofico. Vabbè, che cazzo. Ecco, dovrebbero aggiungere però una priority. Cioè, nel senso, se ci sta davanti il tank, che... Vabbè. Che lo aiuta su... Bravo, patata, bravo fratellone. Spocco gli denti! Ancora con sto tamburello, porco Dio. Congratulazioni, immagino sempre sta scena così. Hai la mia fiducia. Rispetto. Che succede? Il prossimo... Ah, ecco, sono queste le cose. Perché si cioè, interagiscono tra di loro e si danno dei buff. Figata. Zio. Plus ultra? Mamma mia. Plus rispetto. Che tecnica eccezionale. Ma che bella sta roba. Zio. Sei convinto? Dai, te prego, dai. Mamma mia. Sara, hai rotto il cazzo. È Darkest Dungeon, Evil. Il 2. Ah. È stronzo, è cattivo. È maledito. Non l'ho shottato. È un roguelike molto, molto, molto difficile. Dungeon crawler. La madonna. No, è in Dead Door? No, c'ha un HP, bucio de culo. Uno c'è. Madonna, ma rimanete vivi in grazia di Dio. Sciottali e masciali tutti sti pezzi di merda. Questo si chiama... Oh, vedi la depredatrice di tombe come è molto più ti dice... Ok, abbiamo fatto... Abbiamo fatto squadra. Invece quello stronzo del medico della peste fa... No, stronzo, ma è roba dei kill. Pezzo di merda. Sta sempre così, sta. A fanculo. Niente male, eh? Lei invece lo prende per il culo. E va, zio... Lascia fa, sono io meglio. È difficile da spiegare, Evil, perché poi tra l'altro questo è anche molto cambiato rispetto al primo. Usa la sacca di cazzo in culo. Vieni qua. Avvicinati, pezzo di merda. Madonna, spaccagli quella testa di merda. Grazie, Evil, me l'hai ricordato, tra l'altro. Sto finendo la voce. L'idratazione è importante. Sono immuni al veleno, sti stronzi, sì. Non puoi usarla più. Ah! Hanno bilanciato il gioco. Le cure non le puoi usare all'infinito, neanche le abilità degli eroi. Questo... Stronzetto. Questo è stronzetto. Madonna, sciottalo. Devi fargli... Ah, ok, ci siamo. Ok, quello è morto. Infami sì, la curatrice adesso non può più, penso, spammare cure a stecca. Cura di zio. Evil sta vicino, tipo, correre. Dammi i punti. No, perché nel primo, infatti, potevi battere, tipo, il dungeon finale. Un po' cisando delle robe. Quindi, gni.
bro. Boom. Siamo un po' che pezzi al culo. Queste cose sotto così, di questo colore, che tra l'altro con questa risoluzione adesso potete finalmente vederle, mi sa, vero? Sono le abilità che c'hanno tra di loro. Oddio, quindi vuol dire ci sono anche quelle cattive se c'hanno troppo... L'ho guadagnati col sudore. L'ho finito solo una volta il dungeon. Diciamo che Darkest Dungeon 1, fino a che non entri nel Darkest Dungeon, non l'hai provato. Cioè, una roba... No spoiler, se qualcuno deve ancora giocare dopo anni. Però, mamma mia. Picconata in faccia si chiama la skill. Devi fargli 5 danni, zio. Se gli fai 5 danni è morto. 8, meglio così. Ah. Questo è stato duro. Medaglia di guerra, medaglia di guerra. Ornamento remoto. Ok. Esperienza 89 su... Sì, la... Il... Ma più che altro perché poi quando ci entri... Attappate le orecchie se qualcuno non vuole spoiler del primo. 3, 2, 1. Quando, da quando poi tu cominci a entrare nel Darkest Dungeon, cominci a vedere la realtà delle cose e per tutta la città si... Tutti gli abitanti hanno tutti i tentacoli attorno. In realtà ti fa vedere che in realtà è già tutto corrotto lì. E sei tu che stai tipo diventando matto piano piano. Vedi i tuoi alleati che c'hanno tipo la faccia da mostro ogni tanto a cazzo nelle icone laterali, no? Che ci stanno tutti, sono tutti gli eroi. Ogni tanto vedi un eroe a caso che c'ha la faccia tipo di un mostro di Lovecraft. E il bello è che queste cose durano per tipo un frame. Cioè, tempo che tu giri gli occhi non c'è più. E quindi ti dà tipo la cosa del cazzo sto diventando matto, porco dio. Bellissimo il primo. Bellissimo. Mettiamogli questo. Resistenza al veleno di Ismas. Non ti serve. A te. Bello, bello, bello. Poi il finale, vabbè. Spostati a sinistra che c'è della merda. Spostati a destra. Non puoi aprire bocca solo per respirare. Ma perché? Ma non c'ha senso però che si dicono ste cattiverie. Of mind and spirit by some existential shock. The poor devil's room. Non c'ha proprio. Ah, perché questi sono i loot del primo. Sul primo tu per i corridoi trovavi i loot. Qua sono questi. Se tu li sfondi, ti possono dare dei debuff. Oppure ci trovi degli oggetti dentro. Credo. Perché ogni tanto vedo che qua in alto appaiono delle robe. No, oddio, un'altra di queste, no. E ci dobbiamo... Io direi... Via. Cioè abbiamo Dismas che sta con la loro fisiologia. Che cazzo stava dicendo? Dovrebbero farli durare un po' di più quei robbi. Vabbè, se stanno a piedi a depressione. La locanda, figa. Dov'è una locanda? Running in the... C'è una locanda? Ospedale. Un luogo in cura, in cui curare le malattie. Tanto fuori ci sta il diluvio universale. Io ripeto, la connessione sta reggendo. Soldi ben spesi. No, di nuovo tu. Porco dio. Vabbè, siamo morti qua, eh. Siamo morti. Tra l'altro lei sta tipo con la... Sta con la stizza al culo, altro che... Dobbiamo eliminare il prima possibile le cose. Dai, guarda per 2 HP sto stronzo.
Mamma mia, bravo. Campione. Siamo vivi, per ora sì. Solo che lei sta per avere un infarto. Lei sta per avere un infarto se non faccio... Ah no, ce l'ho qualcosa. Allora, tanto lui muore di veleno. Lui meniamo forte. Ok. Dobbiamo eliminare sta cazzo di... No, ok. Il veleno non ti fa morire per forza. Il veleno non ti fa morire per forza. Allora, no, non ce l'hai più quella cazzo. Porco. Allora, cura Dismas, per favore, perché sennò ci muore male. Ah, ti toglie però i... Zio, tanto quello muore il prossimo turno, è inutile che gli fai haha, attaccate lui. Stira. Cura di nuovo Dismas. Ok. Ma non lo può, vabbè. Anzi, vai mira. Così il prossimo colpo che fa, questo è un critico. Te la cavi bene. Tanto non devo neanche leggere, perché mi sa che adesso le leggete finalmente le cose quelle piccoline. Ah, gli fa fare più danni il prossimo turno. Allora, aumentiamo un po' le statistiche. Ma ancora sei vivo, stronzo! Fanculo! Senti, attena... Ancora sei vivo! Di che cazzo sei fatto di adamantio? Ma vaffanculo! C'ha 0 HP e resisti da 3 colpi. Un tancherino, dio cazzo. Ah, devi attaccare per forza lui? Ok. Fine by me, eh? Lui ha dei tamburi. Sì, no, no, vabbè, lei, dai, su. Dai, se impazzisci, vai, zia, dai. Arca puttana, ma si rompono proprio. Cioè, proprio si azzerano brutalmente i rapporti. Se sbotti così. Questo è il dio dei dadi che ce la sta buttando in culo, eh. Perché questi due dovrebbero essere morti da un bel pezzo. Questi dovrebbero essere morti da tanto tempo. Ah, ok, ancora si rispettano loro due. Meno male. Allora, sperando che questo muore con il veleno. Ma non ci credo molto. La tua sfiga è che a un certo punto ti raggiunge quando giochi. Sì, ma quella, ecco, appunto... Come dice il narratore, tu puoi passare dal fare l'inferno, ti spacchi tutti, al che te lo buttano in culo, eh. È un attimo, meno male. Madonna, vedi quel figlio di puttana laggiù? Anzi no, prima eliminiamo lui. Che lui è pericoloso. Dismas, sciotta tutto. Bravo. Hai rotto il cazzo. Perché è finito?
Devi sconfiggerli tutti entro il quinto round. Altrimenti se danno e non ti danno neanche le ricompense, mi sa. Figlio di puttana di un gioco. Ci stavo pensando, però un membro in meno è un po' mi. Tanto ci sono anche tutti gli altri cosi, però dobbiamo livellare, perché penso che quando tu muori o finisci il livello, c'è tipo una cosa che ti fa ripartire da capo alla stile Dark Souls. E insomma, grandi tamburi si è dato, sì. Ospedale. Ok, ti cura. Bellissimo. Per adesso no, mi sa, forse alla taverna se può fa, credo. Puoi anche comprare roba dalla farmacia. Ce l'hai? L'unguento quello buono? No, eh. Oggetti locanda. Ornamenti. Allora, io ti direi, curami lei. Il sanatorio che cazzo serve? Persa nello spazio-tempo. Che cazzo? Ok. Ma emblema positivo è inteso... non lo so. Ha un ingegno acuto e scaglia parole ancora più taglienti. Qua è molto più semplice però, tipo paghi letteralmente, sgancia, sborsa, spilla e passa la paura. Tra l'altro più lo usi e più ti... Non ho capito. Bella. Non me le sono volute leggere i tutorial dei luoghi perché voglio scoprirli. Cioè non voglio che mi dici serve a quello, serve a quest'altro. Sinceramente. Che infatti io non ho visto. Pungente, tiratrice nata. Ginocchia rigide. C'ha meno velocità. Quando c'ha meno del 50% di HP fa più il 20% dei danni. Guardia alta, mattiniero, rilascio imperfetto. C'ha gli stessi cosi. C'ha gli stessi quirk del primo. Sì, ci sono, però devi sbloccarli perché vi siete persi all'inizio della live, in cui c'era proprio, tu arrivi tipo nella parte iniziale dove scegli i tuoi eroi e c'era scritto sblocchi a livello 10, a livello 15 e così via. Quindi penso che tu quando finisci la run, perché è alla The Binding of Isaac proprio è diventata, non entri nel dungeon e vai, è tipo tu parti fino a quando resisti, continui, o fino alla fine del boss che ci sta tipo mamma. Quindi penso che ti diano dell'XP in base a quello che fai durante la partita. Guarda che si sta per impanicare il figlio di puttana. C'è anche una fight. Mamma mia, sta diventando stronzo, eh. Nemici contagiosi. Oddio, c'è l'antiquaria. Figata. C'è l'antiquaria. Mi sta finendo la voce. Sì. Ci piace, dai. Mi sa di sì. O stiri. O nella certa diventa così difficile che stiri. O niente, bastardo. Ma anche perché mo adesso vi faccio, quando finiamo, se finiamo vivi, vi faccio vedere la mappa. Che miraculo c'avete. Sì, vabbè. Che cazzo. Madonna, danno manissimo. Bucio di culo. Avrei potuto aggiungere una cosa, Cati. Vabbè, l'antiquaria non è mai stata così OP comunque, eh. Vorrei dire. Eccolo qua. L'antiquaria non è mai stata... eccolo pure lui.
Segugio della morte? Bella sta cosa però. È veramente bellina di design. Ho letto una cosa però, aspetta. Segugio della morte lo diventa quando sta per morire in punto di morte. Vi immaginate, si trasforma. Potrei potrei fare delle cose belle in live. Mi privi del mio momento di glo. Oddio, ma comincia pure lei. Che rottura di coglioni. Però è bella sta cosa, perché almeno ti fa lottare molto di più se i personaggi non muoiono definitivamente. Sai che potrebbe essere, visto che è molto simile, non ci scherza. Non ci scherzate che è fattibilissimo. Vedi? Stai in punto di morte, zio? Dai. Che fai? Devo fare tutto io. Oh, hai rotto il cavo, che è? Quindi? Vedremo. Stanno sulle balle. Sì, ma non... ma ha smesso il cosa? Ha smesso il medico della peste? Ha cominciato a rompere i coglioni lei? Forse è in base alla posizione in cui stai? Può essere? Sto cercando di capire il modo in cui l'hanno proprio programmato. Ma io voglio... no, non lo so se farlo, ragazzi. Che cazzo è alt? Ah! Figata, ti tiene il modo alt e ti fa vedere le singole cose. Allora, visto che tanto sta, tra virgolettoni, è da tanto che stiamo facendo questo dungeon, non lo curo, giusto tipo per il sake of vedere che cazzo succede. Voglio proprio vedere, sinceramente. Madonna. Oddio. Se stanno tutti sul cazzo, stanno andando. È morto, e niente. E ripete, non abbiamo potuto vedere. Fermezza, avanti di 3. Perché almeno così vediamo pure che cazzo succede quando finisce la run, se effettivamente ti dà dei... Tocca due volte all'antiquaria. Così. Andy Quarry si è svegliata, ha fatto I am speed. Va velocissima. Tanto manchi. Non manchi manco, come ricca. Sì, ma ha capito, ma l'antiquaria, ma da quant'è che è così sciottona? Perdonatemi. Io non voglio mettere in dubbio il potere dell'antiquaria, Però mi sembra un po'... un attimino broken. Antiquaria cita, sì, pare... mi privi del mio... Vaffacola! Vaffacola! Ma ancora, ma quanti turni c'ha? Ma ha usato una cura sui cadaveri. Non so, bannata. Magna! La fine, che vuol dire la fine? La spedizione termina quando tutti gli eroi soccombono. Cazzo! Oh, sti tutorial sono proprio utili, Ho alzato la voce fortissimo, però vabbè. Mi è partita una nota perché mi sta finendo la voce. Magna! Oh, ragazzi, attenti che... che se vi lanciate dal palazzo morite,
Ah, ci ha dato la roba di Dismas. Sì, tutta la roba di Dismas. You must an equip of discard item. Mit qua, mit la prima. Rip Dismas, io che speravo di 27 leghe la Lucan. Ah, perché la mappa, come vi ho detto, è questa. Cioè, in realtà questa è soltanto di questa zona. Io non so quante zone devi affrontare per arrivare alla fine, sinceramente. Che è successo? Questi c'hanno il 75% di... Ci siamo? Buonasera comunque, Vittorio. Ho visto che è morto Disman, il picciotto. È morto, sì. Perché c'aveva tipo una cosa strana e quindi... volevo vedere che cazzo era e invece non me l'hanno fatta vedere. Twitch mi ha detto, ehi, questa connessione non è sicura. Sì, è la mia connessione, ma fatti i cazzi tuoi. Ma sto in Bangladesh con l'ISIS. Sto in Bangladesh con l'ISIS. Perdonami. Potrei anche fare... questa cosa per mettere un po' di... come si fa? Per mettere un po' di... di colore. Che vi piace? Cioè, da molto... vabbè, moriamo con stile, perché tanto da qua non usciamo. O anche con la connessione nuova, scarico anche Gesù Cristo. E Twitch in un modo deve trovarlo, eh. Ho visto di meglio. Oh, se stanno per attaccare. Se stanno per attaccare, dai. Vabbè, questa mo' infarta, no? Dai, su, morite che devo vedere come, che cazzo succede. Madonna, che belle le animazioni! È Pornhub, dici? È molto pornabesca. Però c'ha senso con il background. Oddio! Mo' gli fa un sgambetta. Thank you, le strength. Perché dovrei comprarle delle luci, però devo trovare quelle giuste che non mi sai fanno cuocere vivo. Volete morire? Duri come l'adamantio, figa. Visto? È bella questa interazione comunque. Sperando che non diventano tipo tre in croce poi. Ok, uno è morto, dai. Dai. Su. Dai. Attacca. Sciottamelo. Mannaggia. E niente. No. Si rifiutano di morire. Guardo sti cosi qua, 75% di probabilità di schivava. Che cazzo?
ha resistito al critico. Sta ancora campando. Ma come cazzo è... Ah, perché c'ha il 75% di resistenza alla morte. Sì, ma è pieno zeppo di animazioni bellissime, detto. Cioè, veramente ci hanno fatto un sacco. Ma tra l'altro io non ci ho fatto caso, ma possiamo cambiarla? Tanto mo morirà qua sotto. Ma non possiamo cambiarla la palette, vero? Quella è una cosa che aggiungeranno col tempo. Tra l'altro, se ti fanno l'imboscata gli stronzi di Darkest Dungeon, non ti fanno finire la partita al quinto turno. Continua, punto e basta, capito? Quando devi prenderti il loot, ti fanno vaffanculo, stronzo. Se ti fanno l'imboscata per buttartelo in culo, va. Oh, meno male, ya abbiamo fatto. Vediamo. Nella mossa delle teme, speranza riaccesa. Leghe percorse, regioni completate, battaglie vinte. Ricompense sbloccate. Ma è proprio roguelike. Hai sbloccato il colera. Esperto della degradata. Madonna, che traduzione di merda. Egoista. Nido di corvo. Ma che figata. È molto più infame, ma è anche molto più roguelike. Perché credo che adesso che sono morti i tizi, esatto, tu ricominci tipo in questo oblio. Come eravamo all'inizio game, era successa questa cosa. Tipo tu è come se rispawnassi, appari alla locanda degli eroi. Completa la confessione, capito? Ah, forse questi sono i capitoli del gioco. E scegli letteralmente la... Forse è quello il dungeon. Mi sa che è quello. Attenzione, hai sbloccato dissenteria. Equipaggiare? Level up? Però mi piace. Io mi ci potrei chiudere. Eccolo qua. Il crocevia. Qua scegliamo gli eroi. No, vedi, li riai di nuovo. Però vedi, non puoi cambiargli il colore. Sta cosa potevano metterle due o tre palette di merda. Puoi cambiargli il nome del cacchio, però non puoi... Che video? Ah, quello di Bayonetta. Quello ho detto era proprio... Io tipo mentre giocavo mi sono messo sotto a registrare e basta. Poi in futuro penso che li farò anche con un po' di commentari sopra. Però... A parte che quel coso l'ho dovuto caricare con una qualità leggermente minore... Perché se lo mettevo con la qualità con cui l'ho registrato pesava 15 GB. Ci mettevo tipo 2 ore e mezza a renderizzarlo, era un bordello. Ultimo sussulto P, cosa? Quando stai sotto al 50% della vita più 4 di velocità. Vedi, ecco, furia, fuggitiva? Chi è la fuggitiva? Giullare, lebbroso, l'occultismo... Non ci sono classi nuove per adesso. Forse la fuggitiva. Che cazzo è la fuggitiva? No, non l'abbiamo vista. Ecco, effettivamente potevano metterne. Vabbè, siamo ancora in alfa, c'è da dire che questa è un'alfa. Dov'è il mio abiominio? Mi sa che lo metteranno in futuro. Tra l'altro qua sblocchi i colpi nuovi, cioè tu... Ah, perché sono gli stessi eroi, ma gli puoi modificare le abilità con cui lo butti dentro. La fuggitiva è nuova. Perché infatti dicevo tipo era lei, la ladra di tombe, però no, perché c'è lei. È un nemico, sì. Ed è anche OP as fuck quella puttana. Ti fa mass veleno, ti avvelena tutto il party, tutto. Chissà se tu quando incontri nemici prima di entrare in fight puoi modificarti i trinket per prepararti. Sarebbe figa come cosa. A parte poi pure sì, quella cosa che lo può usare su tutto... Quella cosa penso, spero che la patchino.
perché tu non puoi far usare quella skill su tutti i membri del suo party. No sense. È uno, proteggimi. Se no, se c'è scritto proteggetemi. Miss Croft, buonasera, come stai? Bella, benvenuta in live. Benvenida, benvenida. Penso ce la facciamo un'altra run. Zitta, zitta, zitta. Finalmente una live, uno spoiler che posso guardare. Sì, qua è proprio puro gameplay. Ah, è vero, pure che non stiamo giocando a Kingdom Hearts. Siamo anche con la connessione nuova, Miss Croft. Finalmente mi è arrivata la 100 mega qua a casa. Così funzionava su Darkest Dungeon 1. Che cosa? Ah, che potevi usarla su tutti o che potevi usarla su uno? Ci siamo capiti. Sì, purtroppo io sto parecchio avanti. Che dovevo fare? Che dovevo dire? Non mi ricordo. Ah, su tutti la poteva usare? Non me lo ricordavo perché io l'antiquaria la usavo per farci i soldi. E basta. E fai live in 1080. No, perché c'ho lo schermo HD ready io. Purtroppo, perché lo uso per farci anche 18 altre mille cose, quindi non c'ho lo schermo full HD. Però in futuro, ecco, quello è il prossimo upgrade. Schermo figo. Vabbè, come prima, tanto ci abbiamo tre stronzi, abbiamo. No, bisogna metterli così per forza loro. Perché non c'ho altre skill. Purtroppo. Io posso fare live in... Madonna. Un po' troppo così. Non esageriamo perché le live in 4K sono inutili. Ma anche in 2K. Già il 1440 c'ha senso. Il andare sopra no, perché... dovete avere lo schermo. Come cazzo si partiva? Non mi ricordavo. Sappi, Miss Croft, ogni volta che devo raidare qualcuno, tu sei la prima che vedo. Poi vedo Italia in gioco, poi vedo Slayer, c'ho la scaletta. Flex tattico. Ma io sono contento di poter streamare così, finalmente. Basta avanzare, altrimenti la... esatto, perché c'è proprio pure delle spiegazioni del fatto che se tu streami con un bitrate troppo alto, una risoluzione troppo alta, è un problema per chi lo vede, perché innanzitutto se non becchi la cosa che puoi far modificare la risoluzione alla gente che ti guarda è un puttanaio. Perché immaginate che gente che ha la connessione di merda che deve per forza vedersi un video in 2K, non ti vede. Io perché riavvio la live 15 volte? Per far quello. Che è successo? Che è successo? Baule dell'accademico. Ah sì, queste sono le cose iniziali. Oggetto da battaglia. Oggetto da battaglia. Oggetto da locanda. Ci supporta fino a 4. Sì. Io per esempio adesso sto streamando a 6000 kilobyte. Per dire. Inizialmente avevo messo tipo 1000, avevo messo 15.000 perché volevo proprio flexare la 20 mega in upload. Ho detto spamma. Poi ho detto è inutile, quindi l'ho abbassata. Infatti dovrei abbassarle. Dovrei abbassarle perché è inutile. Essenzialmente, però voglio flexare la connessione bella. Puoi dare al dottore il mio nome? Va bene. È femmina però la... Ah no, qua gli hanno cambiato il sesso. È maschio? È il medico della peste. Oh. Lo chiamo Victor. O vuoi che si chiama Victor? Victoire. Sì. Cioè, infatti, prima di fare live mi ero un attimo andato proprio su Twitch le varie bitrate per le varie fasce. Cazzi, ho fatto, ah, ok, sono un coglione. Però vabbè, è suo sorello. Più o meno. Lo chiamavo Victor. Tra l'altro questo si chiama proprio per forza di... Non c'è il coso! Ci ho fatto caso adesso! Non c'è il crociato, non c'è! Bastardi! Il crociato è fondamentale! Ma no! C'è sto cazzo di mercenario di merda! Mon ami, quindi Victoire lo chiamiamo. Vabbè, Victor. Oh. Così, no? Reynolds. Cosa? Come?
Sono più indietro con Kingdom Hearts perché io non me li skippo, non li troppo. Non so di che cosa stai parlando. Io non ho fatto niente. Io più che altro tengo alla mia sanità mentale. Guarda, piuttosto li porto su YouTube. Li porto su YouTube perché così se devo bestemmiare forte lo taglio. Piuttosto. Anche se infatti mi è mai dispiaciuto, perché soprattutto 358 Days è tanto bello. Non spoiler, tranquilli. Days è appunto, Days è tanta tanta roba. Io mi sono, nei miei sogni bagnati ci sarà sempre un 358 Days remake in coop su PlayStation 5. Lasciamo perdere. Non so prima come. Vabbè, Vittorio, perché tu hai avuto un'infanzia strana. Vabbè, in realtà non è neanche così detto, perché Kingdom Hearts è dell'infanzia tipo delle persone che vanno dal... Ci siamo? Ma il bello, lo sapete qual è che mi triggera? È che io c'ho zero frame persi, porco Dio. Twitch ogni tanto mi appare e mi fa: zio, no. 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 Non si fa. Non è che laghi e crolla, no, 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 c'è zero, zero. Io ne perdo sui 200 all'aia, eh. Sì, sì, no, ma è proprio quello che mi trigger. C'è scritto 0% per tutta la live, una certa c'è Twitch che fa sulla connessione, proprio sul cavo. Despacito, che metterò 5.000, anzi metto 4.500 come hai mai detto tu la prossima volta. Che vogliamo fare? Cioè, ci danno cibo, ci danno torcia... Cazzo, è uguale. Despacito. Oddio, non mi è entrata in testa. Ascolta, mamma grave. Che tu mi sai in realtà che sei anche più grande. Io sono 99. Sono piccolino. Non è vero, ormai mi sto fa vecchio pure io. Andiamo, andiamo. Ah, ok. Vabbè, giustamente. Miscroft 98. Giustamente. Anche se si è fatto una certa, però c'ho voglia di giocarci troppo. Sì, non chiedere vittorio. Io le abbandonerei lì se non semenassero da su tra di loro. Ma guarda come... non drifto un cazzo, non drifto. Più che altro devono rifare tipo il modello, leggermente il modello della carrozza. Perché è bello, ma è troppo vignettato. Non lo so perché. Ah, ma gli scontri sono tipo un po' pre-made? Pre-made no. Ok, è tutto turno nostro. Mamma mia, Disma, se te faccio i... Vittorio, è normale. Ma ci stanno un sacco di giochi, film, anime vecchi che molte persone di adesso non li conoscono assolutamente. Quindi è normale. Ma io mi ricorderò per sempre che la prima volta che l'ho scoperto era da mia cugina ed era Kingdom Hearts 2. E quando me l'hanno comprato i miei genitori, mi hanno comprato Kingdom Hearts 1. Io ho pensato mi hanno comprato la cinesata, perché c'era Sora che ovviamente era un puccioletto. Quindi è anch'io facile, ce l'ho tutti qua, praticamente. Sì, tecnicamente sì. Tecnicamente. Zio Gritta. Va bene comunque. Mi devo tagliare la barba ancora. Stanna la vecchia di merda là dietro. Steady yourself. C'è via comunque, oh porco. Steady yourself. Ok, tu dovresti essere morto perché ti arriva. Ah, non è vero. Non è vero manco per il cazzo. Bravo, Dismas.
Peccato Vittorio, perché ci dovrebbe essere proprio un una nomenclatura perché va da a vari spezzoni di delle varie generazioni. No, io non mi ricordo, dal tipo 90, 98, 99 e compagnia dovrebbero essere tutte insieme, forse prima, non me ne è mai fregato niente queste robe. Non mi ricordo se tipo era la generazione 0, forse. Mi ricordo. Più 10% agli HP, questo lo mettiamo a un cazzo nessuno, perché tanto le tattiche da tankerino non funzionano. Disma, sì, mettiamo questo. Adesso c'è anche la resistenza all'incendiamento, seconda guerra mondiale proprio. Un attivo digitale. Cioè. Sì, forse noi dovremmo essere la Z, sì. Computer Goober. La locanda, che bellino. Madonna, che io voglio arrivare a quella cazzo di montagna adesso. C'è più cortesia tra Dismas e Victoire. C'è cortesia. Ha raggiunto la torre. Soldi. Soldi a puttana. Dismas c'ha sempre la depressione. Ogni volta che arriva alla locanda fa porco. Che zio de merda. Meno 3 di stress. Sto. Non allunga. Ah, giustamente il cibo che è andato a male ti cura la vita, però ti cura, però ti dà anche resistenza alla malattia diminuita, perché giustamente è andato a male. E quanti punti qua in mezzo, quanti punti. Mi fate sentire orgoglioso. Incazzo, mi sa. Ehi, listen. Hey, listen. What's up? No. Lui tecnicamente è il protagonista del primo Darkest Dungeon. Qui, cioè, se è arrivato qua vuol dire che lui di merda ne ha vista, Lui, già che non si è impiccato da una parte, tanto. Non so chi potenziare. Quanto aumenta il crit? Ma zia, ma ti aumenta il crit dal 15% al 30%, mi sembra. Ignora la difesa, ignora la schivata e quando tiri il ignora la schivata quando sei in stealth. Ok, che cazzo, è una nuke, non è un coltello sta roba. Ti fa esplodere. Ah, ma stanno sulla mappa, ma bello. Non l'avevo visto prima. A spada da una. E a suo figlio direi che è comprensibile. What? Sì, tecnicamente è un ladro slash brigante. Tanto simpatico Dismas non è. Ma in generale tutti gli eroi di Darkest Dungeon sono propriamente normali. Sì, infatti. Perché cioè lui canonicamente è uno dei due che viene chiamato dal paparino nel primo. Quindi ergo lui è entrato nel Darkest Dungeon, l'ha pure. Poi dipende dove è posizionato di trama sto coso che ancora non ho capito. La gente ha ammazzato sti due in generale i sensi di colpa. Poteva non far ladro. Il canale che mi sa che è bloccato. Non ci può. No. Speranza più 500. Speranza che cazzo è? Ah, è l'XP che ci fa livellare. Tenebre fitte, cure urgenti, la degradata. Ma che cazzo di nome? Il canale. Curiosità cosmica. Visita al. Ah, sono tipo le missioni. Figata, andiamo. Bello. Questo è un prequel. Ma in realtà dall'inizio che hanno fatto vedere non mi sembra. Mi sembra tipo che si riattacca. Spoiler finale di Darkest Dungeon 1. Se qualcuno vuole si attappi le orecchie. Mi sembra il proseguo di quando all'1 tu sconfiggi il Darkest Dungeon, però ti dice zio guarda che ormai il dungeon si è tipo collegato al cuore del mondo, cioè ergo vuol dire che si sta già espandendo ovunque, e penso che questo sia semplicemente una diramazione di quella roba, ti fa vedere proprio il Darkest Dungeon che si collega al centro del mondo e si dirama.
Il barista mi sembra più giusto. Ma il barista non penso sia lo stesso. Credo. Lei è bellissima. Lei è una lei? Non lo so. Beh sì, l'istruttrice. Beh, andiamo avanti. Anche se si è fatta mezzanotte dovremmo staccare. Però io non voglio staccare. Voglio giocare. Ho sbagliato. Non so se farci altre live. Cioè sfanculare un po' Halo e fare live su questo per un po', oppure portarlo su YouTube. Però su YouTube non so, perché non c'è interazione con voi. Gioca genuinamente. Spingete la mia ludopatia. E sì che voglio proseguire. Io sono lì chill col mio becco. Bellissimo. Facciamo un'altra mezz'ora. Anche perché tanto io voglio sapere in inglese come si chiama. Non mi piace per un cazzo sto posto. Ecco, mi sa che qua ci daranno fuoco. Ah, giusto, ma sono maggiorenne. Il barista se l'è filata, l'ho letto adesso. Ha preso baracche e burattini e si è dato, sì. Cazzo, ma... Bottino reliquie, fiamma, cibo, loot mixto. Allora, la torcia ho scoperto, cioè ho visto che come nel primo, anzi qua è anche peggio, bisogna averla per forza. Oggetti della locanda, roba della locanda, roba della... E basta con la roba della locanda, datemi dei drop veri. Fanculo. Ah, qui è da scegliere. C'è un baule, andiamo dritti. Io direi che ci sta per staccare gli altri giochi. Perché più che altro non vorrei... Vabbè che tanto Halo ce lo... Tanto Halo ce lo terremo per tanto. Quindi magari ci sta a far 2-3 live su... No, qua il Darkest Dungeon è direttamente uscito da quel buco di culo e si trova per tutto il mondo. Questi sono... Mamma mia. È bello però. Graficamente è proprio bello. Allora, quella mi sa di pericolosa. Quindi è quella che dobbiamo menare. Sì, questi ci danno fuoco. È molto ispirata al flagellante, sì, infatti. Quella là dietro soprattutto. Potevi far meglio. Oh, non mostri tette che ci bannano qua, eh. Ogni tanto vedo delle robe là dietro, c'ho paura che crasha la live, ormai c'ho il terrore. C'ha il 50% di schivata, non lo prenderò mai. Ma poi sono anche resistentissimi al morbo, sti figli di puttana. Ma scusa. Beh, quello l'ha schivato, ovviamente. Guarda, ho la pozione di zero. Vabbè dai, prova a fare il tankerino. Ah, devo scegliere qualcuno da parare. Secondo me chi attaccheranno? Tutti attaccano Dismas, secondo me. Essere tu in decisione a te aspettare. Minchia, ma sei un muro, zio. Si è preso il vaiolo. Ma che bello! Però fanno pochissimo. Ah, perché ti danno fuoco. Ecco perché te fanno poco male. Che c'hai? Ah, stava prendendo fuoco male. Ah, tra l'altro questa roba toglie... toglie il fuoco. Diventato una pesta, ormai sì. Diventa lui il lebbroso.
Infinity, forse ancora più di Darkest Dungeon 1. Non l'ho visto ancora, non l'ho usato parecchio. Uso penicillina. Uso bucio di culo. Sciottalo, Dismas. Niente, mannaggia la puttana. Temo, questi attaccano tutti. Dismas, io ti ricorderei però che tu c'hai la schivata pure. Vabbè, quest'altro Bloodborne, Lady Maria. Cazzarola. Se, sta andando a fa male. Tanto ci abbiamo pure pochi turni perché poi finisce, ce ne dobbiamo andare via. Oh, mazza qua, puttana là dietro. Mamma mia, cioè stavo credendo. Quel colpo avrei dovuto. Zio, siamo in una situazione di cazzi in culo. Non rompere i coglioni. Tu ti prendi la kill che ti devi prendere. E basta. C'ha pure la schivata. Tra l'altro. Ah, non gli si toglie la schiva. Ah, ok, sì. Peccato è perché non ti danno dall'inizio, non ti danno un healer. Perché sanno, secondo me, che questo gioco con l'healer lo rompi. Tra l'altro non c'è tra i tizi la vestale. Non c'è un healer. C'è l'... Sentire una picconata in bocca a lui. C'ha 6 HP. Quindi muori o muori. Sì, cioè, o trovi. Perché c'hai gli oggetti che ti puoi usare per curarti. Tutti si curano bene o male tra di loro. Però, tipo, vedi, questo al massimo ti fa 6 di cura. 9. Cioè. Voi avete tutti il pepe al culo oggi, eh? Tutti. Ah, adesso i cadaveri puoi spostarli. Mi sa di... Sì, all'inizio sì, ma devi... Cioè, appena trovi... Guarda, già ce l'hanno spaccati. Cioè, ci sta pure che sul primo Darkest Dungeon, tipo, il fatto che avevi una vestale era rotto al contrario. Perché la vestale veramente era una cura costante a tutto il party. E se mai la mettono, secondo me la bilanciano, gli mettono gli incantesimi finiti. Non può spammarli. Perché pure, tipo, pure lui ce l'ha. Cioè, lui questa medicina da battaglia la può usare tot volte e basta. Tra l'altro comincia a curare gente a cazzo, zio, perché è la fine, sennò. Il fatto che questo, cioè, c'ha sta attacco che dà fuoco a tutti. Cioè, tipo Dismas si prenderà 8 danni da fuoco il prossimo turno. Porca Eva. È come se affrontassi un player che ti fa tutto veleno e sanguinamento addosso. Ma neanche mi ha fatto finire lo scontro, bastardi, se ne sono andati. No dai, hanno preso i calci in culo e manco mi dai i drop. Ma vaffanculo. Ma va a cagare, dai. Lasciatemi sul ciglio della strada, quasi quasi. Però le ambientazioni sono belle. Voglio vedere quanto si ripetono, più che altro. Chaos must be met. Il fatto che questi oggetti della locanda, cioè fosse che dici il cibo puoi mangiartelo pure mentre stai nella carovana di merda? No, devi stare per forza alla locanda, ma la locanda è lontanissima. Pigliatelo così. Allora, oggetti della locanda, tu non è che puoi usarli sopra i tizi a cazzo, tipo il cibo così lo tiro sopra qualcuno. No, te lo scarta.
Questi neanche puoi farlo. Accega il nemico. È cattivella come cosa. Questo toglie... Ecco, questi oggetti sono rottissimi, per esempio, perché ci stanno... Queste sono le cure. Però se non le trovi... È stronzo. È stronzetto se non le trovi. Poi magari man mano che giochi le sblocchi come cose. Quanta buffonaggine. Che termini. Fight così. Dai, facciamo questa e per oggi si stacca. Sono morto. Che cazzo è quello di Shaman? Fustigatore, che è palesemente sì. Il flagellatore adesso è diventato proprio un nemico. Allora, devo fare quello che ha fatto il nemico prima. Devo avvelenarli con... No. Ha detto no. Almeno l'ultima vinciamola. Occhi chiusi. Ah, ti acceca. Ok. Tanto c'ho l'oggetto della tizia per toglierlo. Che tanto usare gli oggetti non ti fa sprecare il turno. Quindi è proprio... Cioè, gli oggetti sono molto rotti. Perché lo puoi usare e poi puoi fare anche la tua azione. E... Non è da sottovalutare. Non è per niente da sottovalutare come cosa. Tanto bellissimo che all'occhio non sembra per niente che siano fatti in 3D. Cioè, ormai il mio occhio li vede in 2D da quanto sto giocando. Dismas. Ti prego, critta. Non ha crittato. E vabbè, tutti con Dismas. Sì, dai. L'hanno ceccato, l'hanno immobilizzato. Vai, pure un calcio in mezzo ai coglioni adesso e via, no? Che cazzo. Ok. Pensa a critta quello laggiù, che lo sciotti. Malediti. A little help impeccably timed. Che cazzo fa? Incandescence. Citazione da Dark Souls. Va. Ci ho messo una vita a farti quei danni! Pezzo di merda! Ovunque. Cazzo ci frega. Questo c'ha pure riposto. Tra l'altro vedi, queste cose non gli scadono. Queste ce le hanno e basta. Ma porca puttana. E non so se sono fisso, perché tipo queste con il pallino è perché sono date dallo sciamano, mi sa. Questo, boh, non lo so, non ne ho idea. Eh sì, gliele dà lui. Basta curarlo! Tanto Saberfin, non ce la facciamo neanche a sconfiggerli perché finisce il... Finisce il... lo sconto prima che possiamo ucciderli. Mazza quello sciamano del merda. Prima che sì, esatto, c'è cioè pure da calcolare quello. Effettivamente. Ah, il medico della peste va sicuro in Dead Door. Ma ti curi pure da solo! Ma che cazzo!
Ciao medico. Madonna che culo. Sta in fiamme. Perché Bark? Abbaglio. Va bene. Qualcuno curi il... Questo qua tanto lo so che il medico della peste muore perché prende fuoco, eh. Me lo sento che mi sale su per una gamba. Il medico confuso abbaglia. Madonna. Madonna, zio, cura. No, non puoi curarti. Madonna, resiste ancora. Madonna. Che dolore. Sì, ho capito, ma sono... Ma sta cosa dei 5 turni, ma perché l'hanno messa? Ma non c'ha senso. Perché tu magari è semplicemente una fight molto dura. Se tu mi metti che dopo 5 turni neanche mi dai i drop, è un po' una merda. Perché se c'ho la sfiga dalla mia non li batterò mai. Vabbè che è Darkest Dungeon, ma che cazzo sto dicendo pure io. Vabbè, per oggi... Buono, frena. Ma. Per oggi... Ah, la luce. Per oggi basta così. Bellissimo. Allora, visto che siamo parecchi in chat, che ne dite? Si porta per un paio di live questo al posto di Halo? O lo porto su YouTube? Perché su YouTube vorrei cominciare a portare qualche fregnetto di roba. Però non lo so. Pensavo magari pure più roba da una botte via. Tanto che cazzo raido adesso che non ci sta Miss Croft? È un problema questo. È un problema. Anche perché oggi siamo 7. Dai. È che non raidiamo qualcuno. C'è Slayer. Se c'era Italia in gioco, no. Ah, le mie orecchie. E oggi ho finito. Oggi sì, mi hai battuto. Mi devo tagliare la barba, sembra una capra. Caputtana. Quando hai sfiga. Quando non hai la sfiga della tua. Sì, è quello purtroppo. Su Twitch c'è meglio. Sì, ma sinceramente non l'ho capito perché. Miss. Ma pure a me, ma. Cioè, il fatto non è che ti dici tipo ti si stacca la connessione o altre robe, perché. È proprio Twitch che ti fa... Zack! E ti stacca la connessione. Caotico Slayer. Allora, Slayer ce n'ha già un 12, mi pare. Caotico non so se ce l'ho. Se mi mandi il link lo raidiamo. Brutalmente. Posso fare uno spoiler di un contenuto che sto facendo? Ma di pure. Dica tutto. Io intanto bevo perché ho finito la voce. Sto parlando da troppo tempo. Caotico neutrale. Merchandise? Attenzione! Stai facendo le tipo magliette o simili? Avremo le magliette di Miss Croft. Ah, caotico neutrale è il tizio, sono un coglione io. Bellissimo! Ah, che figata! Sarebbe bello pure un giorno avere pure di noi le magliette e altro. Tanto le comprerei solo io. Ma no, secondo me pure qua in mezzo qualcuno che se la compra ci sta. Immagina se un giorno tipo scoppi come scoppi metaforicamente su Twitch e uno c'ha tipo le magliette che hai fatto tot anni più, diventano da collezione. Ah, sta facendo Nio. Ah sì, caotico, lo vedo ogni tanto che ci finisco quando finisci la live tu o qualcun altro. Vabbè, per oggi mi sa che finiamo. Io la maglietta col core. Sarebbe bello un giorno. Magari chiediamo anche alla Chikib o a qualche artista di farci le art. Per il resto, ragazzuoli, grazie mille a tutti per la compagnia. Che stasera abbiamo fatto le cose al botto. Io sto facendo la maglietta con il mio dog, ma il disegno è i cani. Cioè, in generale, le cose viventi sono un puttanaio. O anche perché ci devi infilare qualcosa. Salutatemi, caotico.
E noi ci vediamo domani sera con Kingdom Hearts. Si torna su Kingdom Hearts. Facci sapere quando sarà pronta. Eh sì, infatti probabilmente io me la compro, te lo dico. Buonanotte a tutti, corgiotti. Ci vediamo domani sera. Ricordate, Corgi Gang fa ben men. Buonanotte, belli. Intanto vi mando di là. Ciao ciao.